Il tabellone pubblicitario installato a Diamante, a ridosso di Piazza Dalla Chiesa, risulta essere privo di concessione per l'occupazione di suolo pubblico. Per questo il Comune di Diamante ha emesso lo scorso 30 marzo 2009 nei confronti della ditta un'ordinanza di rimozione dell'opera con il relativo ripristino dello stato dei luoghi. L'ordinanza dell'impianto pubblicitario, che doveva essere rimosso entro 90 giorni dalla data della notifica del provvedimento avvenuto il 30 marzo scorso, ancora oggi non è stata eseguita. A protestare contro la mancata esecuzione dell'ordinanza emessa dal Comune è Piero Clausi, proprietario del fabbricato situato a pochi metri dal tabellone pubblicitario. Clausi, essendo stata l'opera realizzata al confine fra la proprietà comunale e la sua, la ritiene irregolare anche perché sia il piano regolatore generale che il codice civile prescrivono che la distanza dai confini per realizzare un'opera deve essere di 5 metri e da 10 dai fabbricati sul confine. Il signor Clausi, ritenendosi danneggiato dall'opera in quanto gli ostruisce la visione della piazza, si è rivolto alla magistratura ordinaria. Ritengo, ha commentato il signor Clausi, che a prescindere dalla mancanza delle distanze e della occlusione delle vedute, il tabellone pubblicitario sia illegale anche rispetto alla legge 507 del 1993, la quale stabilisce che le pubblicità debbano essere regolate da apposite norme che in questo caso non sono state riscontrate nell'amministrazione comunale di Diamante. Quindi l'ente comunale non può nella maniera più assoluta rilasciare autorizzazioni per l'esposizione di cartelli pubblicitari. In più, continua Clausi, essendo un cartello pubblicitario luminoso, ritengo contrasti con l'articolo 23 del codice della strada che espressamente vieta l'uso di pannelli luminosi che possono determinare abbagliamento o distrazione al guidatore. Piero Clausi della questione ha interessato anche il Ministero delle Infrastrutture, il quale, ha detto, mi ha risposto lo scorso 1 aprile dicendomi che per procedere ad una valutazione esaustiva della problematica si è in attesa della documentazione richiesta al Comune di Diamante che a distanza di un anno non aveva ancora risposto al Ministero. Il Comune di Diamante, sottolinea Clausi, ha però emesso lo scorso 30 marzo un'ordinanza di demolizione dell'opera, applicando il tempo di 90 giorni per effettuare la rimozione. I 90 giorni sono scaduti il 29 giugno, conclude Clausi. A tutt'oggi però ancora nulla è accaduto. Piero Clausi, proprietario del palazzo in via 4 Novembre a Diamante. Lei lamenta la presenza del tabellone pubblicitario che le ostruisce la visuale della piazza e sta protestando affinché lo stesso venga rimosso. Eh sì, non solo perché ostruisce la visione della piazza dall'interno del fabbricato, ma perché è posto al confine fra la proprietà comunale, il suolo comunale, e due proprietà, quella di Piero Clausi al 100% del fabbricato che ha già menzionato e di quell'altro fabbricato come condominio di via Benedetto Croce, del quale sono proprietario di un terzo. Il piano regolatore del Comune di Diamante ed è anche il codice civile prescrive che la distanza dai confini debba essere di 5 metri e di 10 metri dai fabbricati. Quello è sul confine, quindi. E allora l'anno scorso, nel mese di aprile, ho visto che stavano per montare questo tabellone. Ho interessato l'amministrazione comunale, i vigili urbani, ma dice che era tutto regolare e non mi si è stato dato retta. E allora io mi sono dovuto rivolgere alla magistratura ordinaria lamentando un danno nei miei confronti, che non è soltanto così per partito preso, ma stabilisce, diverse leggi stabiliscono che lì non possono essere modificate le visuali dei palazzi, specialmente quelli che hanno un vincolo come quello c'era a casa mia. Secondo, impedisce
la fruizione di certe vetrine che ci sono, come quella del tabacchino con la scritta tabacchi, interferisce. Ritengo inoltre che, oltre alla cosa privata della mancanza di distanza e della occlusione delle vedute, sia illegale per una serie di altri motivi. Innanzitutto la legge 507 del 93 stabilisce che le pubblicità debbano essere regolate da un regolamento che i comuni si devono dare in materie specifiche. Il comune di Diamante non ce l'ha, quindi non può rilasciare nessuna autorizzazione per l'esposizione di cartelli pubblicitari. In più, essendo un cartello pubblicitario luminoso, io ritengo contrasti con l'articolo 23 del Codice della Strada, che espressamente vieta l'uso di pannelli luminosi catarefrangenti che possono determinare abbagliamento o distrazione al guidatore. E non è finita qui, perché una serie di sentenze varie, che le posso leggere, è per esempio questa: Cassazione Penale, sezione terza, 15 gennaio 2004, numero 5329. È necessario il preventivo permesso di costruire per la sistemazione di un'insegna o tabella pubblicitaria quanto per le sue rilevanti dimensioni, comporti, mutamento, eccetera, eccetera. Io ho interessato della cosa anche il Ministero delle Infrastrutture, il quale mi scrive in data 1 aprile che, con riferimento a quanto in oggetto, si comunica che per procedere ad una valutazione esaustiva della problematica si è in attesa della documentazione richiesta al Comune di Diamante sollecitata per vie brevi. Cioè il Comune di Diamante, dopo un anno, non aveva ancora risposto al Ministero. Però il Comune di Diamante ha emesso in data 30 marzo una ordinanza di demolizione. Evidentemente i funzionari si sono ravveduti, come San Paolo sulla via di Damasco, e hanno emesso questa ordinanza, applicando il tempo di 90 giorni per effettuare la rimozione. E i 90 giorni sono scaduti il 29 giugno. A tutt'oggi ancora non è successo niente. Non solo, ma c'è da precisare che per altre circostanze, compreso il codice della strada, che dice a un certo punto che quando si fanno delle cose illegali ci sono 10 giorni di tempo per la rimozione forzata.